si inserirà ora nello schieramento il gonfalone della città di Pavia, decorato di medaglia d'oro per le guerre del Risorgimento. Il corteo è partito domenica mattina in piazza Leghinaglia, di fronte a una folla di curiosi e ai sindaci di tanti comuni del territorio. Sono stati due giorni di festa per gli alpini della sezione di Pavia, che nel fine settimana hanno celebrato il centenario della fondazione. A questo particolare compleanno c'era anche il labaro nazionale, cioè il medagliere, che raccoglie le centinaia di onorificenze conferite agli alpini eccellenti. Dopo l'alzabandiera è iniziata poi la sfilata per le vie del centro storico. Erano circa 400 gli alpini presenti, arrivati anche da altre province del nord Italia per ribadire il loro attaccamento al corpo. Un colpo d'occhio impressionante in una mattinata che ha visto anche la partecipazione di tanti cittadini che filmavano e scattavano foto. Il corteo si è poi sciolto al Castello Visconteo, dove è stato rilanciato l'appello per la reintroduzione della leva obbligatoria, richiesta per la quale l'Associazione Nazionale Alpini ha da tempo lanciato una raccolta firme.